Buongiorno Buongiorno a tutti, io come responsabile della società sono davvero molto contento di aderire e quindi noi siamo molto favorevoli a un progetto con veramente, ecco, valori genuini di come era una volta il calcio. Personalmente e a nome della società credo che, ecco, sia un momento per i ragazzi di crescita e di così, confrontarsi con quello che sono le regole della vita che poi attraverso il calcio. Ma credo che sia un momento anche per noi adulti, noi tutti addetti ai lavori, perché spesso non siamo di buon esempio. La verità è questa, io per primo. E questo, ecco, può essere un motivo ancora di più di far capire l'importanza che abbiamo noi addetti ai lavori verso questi bambini affinché possano veramente crescere con valori e soprattutto con quella serenità che questo sport avrebbe bisogno, perché molte volte siamo tutti presi da quello che dobbiamo concretizzare attraverso i risultati, attraverso, ecco, la formazione dei giovani affinché possano giocare a calcio e spesso dimentichiamo che sono dei bambini, sono dei ragazzi e che avrebbero bisogno di serenità e non di pressioni. Grazie. Perché è solamente una curiosità. Mentre parlavo con Alfonsi al telefono un po' di tempo fa, poi io ero al bar a fare colazione, incontrai, non ho incontrato, cioè, mentre parlavo con lui, chiedevo di doveva essere studiato questo tipo di abbonamento qua. Come ho riattaccato al telefono, si è presentato il proprietario della Eureka Comunicazioni, il signor Valeri. E mi ha detto che gratuitamente avrebbe fatto questo tipo di attività, quindi questo tipo di logo e questo tipo di abbonamento è stato studiato appositamente dalla Eureka Comunicazione in via del tutto eccezionale e, ripeto, gratuitamente anche a favore della Sammenettese Calcio. Quindi, come si vede, ci sono persone molto vicine alla società, anche non stando in prima linea. Persone che si mettono anche a disposizione. Questo penso il signor Valeri Roberto dell'Eureka Comunicazione. Penso che questo sia importante per una società che ha necessità di salire in alto, di crescere e credo che con l'impegno di tutti alla fine penso possa essere un obiettivo sicuramente raggiungibile. Occorrerà un pochino di tempo, però le teste pian piano iniziano a cambiare e con il tempo avremo modo di risalire forse dove più ci compete. Grazie. Scusa, che approfitto per riallacciarmi al presidente Fares. Approfitto per promuovere anche un altro progetto che è stato attivato dal FIGC, settore giovanile scolastico. Il settore giovanile scolastico non ha intenzione di incrementare il numero di tesserati, perché già di calciatori in Italia ce ne sono tantissimi, e quindi abbiamo diretto, diciamo, il nostro obiettivo verso la formazione, l'educazione, il senso di responsabilità e del comportamento. La continuità di questo progetto, c'è una fascia d'età che per il momento è scoperta, ma stiamo provvedendo a coprirla, c'è nelle scuole superiori e quest'anno c'è attivato il Super Classe Cup che da Roma l'ha dato alla provincia di Ascoli Piceno per tutta la regione Marche e parteciperanno 9 scuole superiori. Ci sono anche 3 scuole di San Benedetto, una di Fermo e le altre 6 sono di Ascoli. Questo progetto, in sintesi, è un torneo che attribuisce dei punteggi sia tecnici, calcistici, quindi un 5 contro 5, e sia dei punteggi, il 50% dei punteggi viene attribuito anche qui su degli elaborati che i ragazzi devono fare sul senso di responsabilità. Qui si parla anche di uso di droghe, quindi alcol, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la federazione, il settore giovanile scolastico, a noi interessa questo principalmente e cerchiamo di farlo al meglio e questa manifestazione si chiuderà il 30 aprile al Città di Ascoli con la finale provinciale dove interverranno tutte le 9 scuole e qui chiederemo la collaborazione e andare a avere degli arbitri per arbitrare queste partite.